Cioè, molto più vicino Sergio nel descrivere certe cose che certi quadri che ci hanno fatto proprio. Ah, che bello. Uno. Secondo, poi pensavo, da cristiano, pensavo che chi metteva la cosa del genere, come ha fatto Sergio, no? In fondo, nolente, volente, ha dovuto fare lo sforzo di ricordare tutte le sue conoscenze di frasi bibliche, o ha dovuto rivedere certe pagine del Vangelo, no? Per essere così bravo, certamente c'è stata tutta una. Io leggo facilmente, io riconosco le pagine, i fatti, la storia, cioè non è che si è inventato questo Gesù, no? Sta ricalcando quello che la sua memoria e la sua conoscenza ha. E mi dicevo, in fondo, Sergio ha usato una modalità così tipicamente cristiana della rivelazione. Mi spiego. Noi cristiani diciamo che Dio, quando ha voluto parlare, si è rivelato. Ok? Quindi questa parola in italiano, dal latino, ha un doppio significato, che per me è importante, no? Il rivelato significa velare due volte. È quello che noi sappiamo che è successo nella storia. Noi cristiani sappiamo che Dio, dovendosi manifestare, non ha preferito usare né splendore e né forza né potenza, no? Ma ha scelto la via al contrario, ha scelto quello che diciamo la via della croce, no? Lo stesso Natale ci spiazza come situazione. Quindi in effetti lui nel dover manifestare quella che era la luce, come dicono i cristiani, ha preferito velare non una volta, due volte. E se Sergio ce lo vela la terza volta, ce lo fa così, velato nella sua dignità, divinità, no? Sta continuando quell'antichissima tradizione che sa che se eventualmente bisogna parlare di lui, lo si fa o in modo velato o non è possibile farlo, perché qualunque altra situazione voglia far manifestare quello che lui è, diventa una barzelletta. Ma non questo, il Gesù con la corona è una barzelletta, una barzelletta vera. Cioè quello è osceno, quello è eretico, quello è da togliere da mezzo da tutti i punti di vista. Poi pensavo un'altra cosa e poi non parlo più. No, vabbè. Ognuno ha le sue storie di resistenza, no? Lei diceva, Mara, che alla sanità faccio resistente con la camorra, ti dirò, sì, so che ci sta, li conosco, li vedo, li frequento, so come ragionano, la nostra camorra è un po' particolare, la nostra città e la nostra la sanità lo stesso. Però mi devi credere, la mia energia maggiore l'ho dovuta usare sempre per difendermi da quelli che. Lo mettono di dietro perché lavoro alle spalle, ce li ho alle spalle, sono la mia comunità, quelli che alla fine nel tuo libro che lo trattano bene a Gesù Cristo, lo porto solo in tribunale, no? E alla fine se la cavo con un mese di arresto domiciliare, in effetti se l'è cavata meglio nel tuo libro. È Sono andata quelle, bene, era è bene, andata era bene. bene. Cioè, sono quelle persone che si industriano. Invece di diventare un lievito nella nostra società, no? Che ha tanti punti di raccordo, no? Per poter diventare un popolo che faccia qui sulla terra, per noi cristiani, qualcosa che assomiglia al cielo. Ma chi non ha questa prospettiva oltre la storia, no? Come può dirla Sergio, ha però una prospettiva di una bellezza, di un benessere, di un bello che va costruito qui. E noi dobbiamo essere, in questo tempo della storia, no? Siamo i migliori alleati. Cioè io come cristiano penso che una persona come Sergio è il migliore alleato, ma non perché si professa ateo o non si professa ateo, perché lui ha lo stesso impegno nella storia. Anzi, a volte io mi meraviglio e dico, uno storto morto come me, c'ha una carta segreta in più, no? Voi giocate con carte, senza le carte nella manica, giocate nella lotta della storia per trasformare questo mondo. Noi ci illudiamo con la fede che stiamo scrivendo parole di cielo su questa terra, no? Voi avete molta più forza di noi. Allora io mi chiedo a volte perché alcune persone che si intrufolano nella Chiesa, si intrufolano e fanno casa nella Chiesa, ma sono estranei, perché sono estranei alla rivelazione, perché sono estranei a questo Gesù, al Gesù sono estranei, si permettono addirittura di stabilire che loro sono la verità, no? E già questo è tutto da dire, diciamo, già quando comincia a fare questo comincia a capire che è stato fuori di testa, diciamo, no? E lo stesso Gesù non ha avuto mai questo atteggiamento, no? È stato molto più tranquillo, come la sua mamma in questo libro è deliziosa. Cioè non è una donna sciocca, come a volte si immagina, no? Che non ha dovuto tematizzare tutto quello che è successo. Cioè non è successa una sciocchezza, no? Se così com'è raccontato, ha avuto questo incontro così strano, ma non è che lei ha avuto tutto chiaro, no? È una donna che si sarà incazzata 10.000 volte con le difficoltà, una donna che quando gli disse, guarda, tuo figlio è uscito pazzo, è fuori di sé, dovette andare con i fratelli a pigliarselo, perché era preoccupata come mamma, no? Quindi lei col tempo avrà tematizzato eventualmente questo suo figlio chi era, ma il suo rapporto era questo, non ce n'erano altri. Allora mi chiedo, queste persone, invece di essere, così come dice lo stesso Gesù, un lievito, no, per la società, sono delle palle ai piedi. Faccio un esempio.
per capirci, no? Perché è lì che si gioca tutto nella nostra anche modalità di esistere, no? Cioè qua stiamo parlando della vita degli uomini, no? C'è un elemento caratterizzante della mia resistenza, no? Che è diventato noto un po' da un anno alla stampa e alla città. Questa richiesta assurda di alcune persone che abitano uno stato straniero che si chiama il Vaticano, di volere alla sanità, dopo quello che è successo, grazie alle catacombe, di volere i soldi del 50% senza considerare le spese e senza nemmeno badare gli investimenti. Ci sono persone che secondo me, i camorristi, che l'ho spiegato, no? Sono di altissimo livello. Quando fanno le... certamente. E disse, padre, tu sei prende, se mi permetto, chi li conosco? Cioè io gli spiegai che se i camorristi della piazza mia, la sanità, devono avviare una piazza di spaccio, chiaramente non vogliono il 50% degli utili, addirittura fanno le azioni promozionali all'inizio, poi cominciano con una percentuale giusta, perché altrimenti non riescono nemmeno a spennare la pecora. Cioè sono assurdi come situazione. Però la cosa più grave, no? È che mentre noi vediamo che tutto questo è successo grazie alle catacombe, loro dicono a scapito delle catacombe. Allora è un fatto culturale, cioè loro pensano che nella vita le cose hanno un valore finanziario, sono di finanziarizzazione. C'è un passo evangelico che non hai trattato, ma te lo consiglio, nel quale Giovanni, qualche giorno prima della sua morte, si trova a casa di amici, come è giusto che una persona abbia nella vita, no? Erano i suoi amici, gli faceva piacere stare lì. Altre case, si rompeva le scatole, andava lì da Marta, da Maria e da Lazzaro, no? E Lazzaro, dopo che era stato risuscitato, che cosa curiosa, dici, ma no, una cosa che bisogna fermare, e c'erano i capi dei sacerdoti. Poi succede una cosa meravigliosa nella pagina, molto simbolica, ma meravigliosa, perché la bellezza dell'amore che arriva al dono, che arriva allo spreco, che arriva alla delicatezza, no? Che a un certo punto sta donna Maria piglia e rompe una cosa di alabastro e tira fuori 300 grammi di nardo purissimo. Cioè, sono tutte simbologie esagerate, 300 grammi di nardo purissimo. Il buon Giuda, che come mestiere faceva il cassiere del gruppo, disse, cacchio, questi corrispondono a 300 monete. Cioè subito fece la finanziarizzazione di un atto di amore, no? Io mi trovo a parlare con persone che non percepiscono... Cos'è il nardo? Il nardo è un profumo preziosissimo che usano solo i sovrani, che ho saputo, che studiai all'epoca, viene tirato fuori da dei fiori che devono prima morire, che vengono coltivati a non meno di 5.000 metri di altezza sull'Himalaya, soltanto lì. Quindi immaginate il costo, diciamo, del nardo purissimo e lo spreco di romperlo e metterlo sui piedi di Gesù. Sono una donna, poteva arrivare a questo, no? All'amore che non c'ha limiti. E lì invece, lui che teneva la mano nella cassa, addirittura schermendosi dei poveri, addirittura, dicendo potevamo venderlo per darlo ai poveri, fa un ragionamento così finanziario, no? Che quando lo sento dalle persone che mi stanno accanto, io sto male. Faccio un esempio, no? Alle catacombe noi abbiamo iniziato con un bene che sì, dovrebbe tenere la Chiesa nelle sue pertinenze, no? Ma tutte le cose che abbiamo messo in moto, catacombe, teatro, cinema, studio di registrazione, orchestra, erano tutte chiese e case canoniche chiuse. Allora, si chiudono le cose, va bene. Si riempiono di monnezza, va bene. Sono ancora sacre. Cioè è sacro se in una chiesa si fa monnezza o se ne può cadere. Se questa casa che nasce per gli uomini innanzitutto, perché Dio non sa cosa farsene delle case, e l'ha detto chiaramente, no? Se questa casa che è per l'uso dell'uomo è per la gloria di Dio che è l'uomo vivente, io la prendo e la apro, incominciano le difficoltà. Incominciano che escono i padroni che dicono come bisogna poi usarla. No, come bisogna usarla. E quindi cominciano a dire che per esempio non è giusto, non è sacro che nella mia sagrestia si faccia la box. Ma i miei ragazzi se vogliono fare quello, e se fanno quello in questa casa dove tutti dovrebbero trovare casa, anche gli uccellini nel tetto, no? Perché non loro? Perché non questo? E allora il problema è che cos'è sacro e cos'è profano. Questo è il vero problema, no? E molto spesso, anche nei linguaggi di voi atei, voi dimenticate un fatto, che i cristiani, quelli lì, secondo me, ortodossi, no? Non quelli che si dicono ortodossi, ma quelli che seguono il Vangelo, sono i cristiani che hanno una sacralità obbligatoria, perché Dio si è fatto uomo. Questo è l'unico dogma che ci crea problema a me come cristiano, no? E che non posso fare a meno di pensare. Cioè io, oltre all'amore e al rispetto per le persone che vengono nei porti e devono essere accolti, per me non è soltanto l'uomo, già di per sé
è una dignità enorme, no? Per me è il mio Signore, è il mio Dio. Cioè io ho una doppia ragione per la quale quella persona devo prendere il nardo purissimo, rompere l'alabastro e lavargli i piedi. Allora non riesco a capire, tu citavi Luini, ma non riesco a capire chi si mette a parlare di certe cose. Cioè, veramente ultimamente stavo pensando, ma perché quella cosa così utile che facevano spesso con i tuoi colleghi e la usavano tanto, che si chiama la scomunica, non gliela fanno a Salvini? Scusate, perché un po' di storia la sappiamo tutti, no? Almeno quelle persone un po' povere, semplici, no? Che adesso queste persone le stanno violentando, le stanno massacrando, le stanno avvelenando, no? È quello che sta succedendo. Prima era una specialità nostra, cioè zucarceli e manipolarli noi, va bene? E dicevamo allora cosa dovevano fare, non dovevano fare. E significa che se c'è questo problema a mali estremi, estremi di meno, diciamo che quello non bisogna farlo in maniera chiara e assoluta, e non con le mezze parole o le così come lo fa Sergio, con la semplicità più normale, come lo dice Gesù, ok? Noi non abbiamo nessuna preghiera che parla di mio, mio, mio o prima io, ma abbiamo sempre quel nostro che è meraviglioso. Allora mi chiedevo perché non dirlo proprio come comunità. Guardate che quel linguaggio non ci appartiene proprio, anzi è scomunica, cioè sta al di fuori del fatto cristiano. Così almeno quelle persone semplici che le vedo massacrate nelle mani di questi mostri possono avere un po' di libertà o di scegliere diversamente. Scusate. E soprattutto verso le ingiustizie che ci sono sulla società, e in particolare poi, proprio come elemento satirico, gli opportunismi, le cose, ora mi sfugge la parola giusta, che è l'ipocrisia che è l'elemento. E quando mi hanno chiesto anche sempre nel passato, ma secondo lei cos'è la satira, come la definirebbe, e la cosa che mi è sempre piaciuto dire è che la satira è una grande seminatrice di dubbi, e questo credo dia nobiliti il senso del nostro lavoro, il seminare dubbi. Il seminare dubbi è una cosa molto molto importante. Non è un caso che i primi a censurare la satira sono tutte le società fondamentaliste, sia la Chiesa Cattolica, sia il fascismo, sia il comunismo, sia quella che sia, sia certi partiti politici. Tutti quelli che hanno bisogno di riempire il cervello delle persone con delle cose fondamentali, queste sono le basi, sono indiscutibili, odia la satira, perché la satira è un pericolo. D'altra parte, il vantaggio nostro è che la satira è un sentimento umano non annullabile, insomma, che vive sempre, cioè è una delle risposte più intelligenti che, a mio avviso, può dare l'uomo di fronte all'ipocrisia e all'ingiustizia, perché di fronte all'ingiustizia si può rispondere in tanti modi, tirando un sasso, picchiando con la clava, con il fucile, organizzandoci, e si può rispondere con l'intelligenza, prendendo in giro l'avversario. E se lo riesci a fare è molto importante, funziona bene, fa arrabbiare molto, ma fa crescere anche gli altri a capire le cose. Cioè la satira è non violenta, non usa armi, ma quello che usa colpisce chi deve colpire e fa crescere l'intelligenza e la conoscenza di chi la comprende e ci si riconosce. Però questo è l'elemento su cui... per il resto non amo la satira. Il livello più basso della satira è l'uso propagandistico della satira, e quello mi interessa molto meno, insomma. Cioè non, se c'è un cattivo con dei suoi seguaci e ci sono delle cose da denunciare e tu ti limiti a dire, a prendere in giro e dire quello è cattivo, la cosa finisce lì, insomma, capito? Perché chi lo ammirerà continuerà a ammirarlo e penserà che te sei un provocatore. Chi già non lo ammira ma lo odia continuerà. Non c'è nessuno spostamento all'interno della società. La società cresce quando c'è il dubbio che intercetta una possibilità di rivedere le tue certezze, di rivedere anche la posizione dell'altro in confronto alla tua. Questo è bellissimo, quando riesci a ottenere questo,
è una cosa a me piacciono molto, non è semplice farlo. Ho fatto una striscia proprio fra ieri e oggi, che credo uscirà sul Corriere domenica, Corriere della Sera, e una striscia legata al problema del 400.000 euro che sembra nella finanziaria siano previsti per permettere alla fondazione di essere, cioè di fare le celebrazioni per il centenario, primo secolo dalla nascita del Partito Comunista. Stanno costruendo una battaglia sopra tutte le destre, i vostri soldi servono a celebrare il Partito Comunista, sono fascisti e così via. Certo, la cosa va di per sé, a mio avviso, difesa, perché insomma, il Partito Comunista, il comunismo sono sicuro che ha fatto veramente tragedie in tutto il mondo dove è andata al governo e dove ha trionfato la rivoluzione comunista, non se ne è salvata una che sia una. Tutte hanno costruito dei mostri peggiori quasi di quelli che stavano combattendo, e questo se ne può discutere se vogliamo. Ma il Partito Comunista Italiano, tu non puoi denunciare questo aspetto, è stato represso, sconfitto e perseguitato per tutto il ventennio fascista, dopo ha partecipato alla resistenza con una grande maturità e senza grandissime tragedie, e poi soprattutto la difesa della Costituzione, tutta l'epoca democratica, i comunisti hanno dato un grosso contributo, come poi vietarle, quindi quell'aspetto lì. Però la vignetta che ho fatto dice Ilaria, che dice a Bobo: ma sono troppi i 400.000 euro per la storia del Partito Comunista, per il centenario? E Bobo risponde: no, che troppi, sono pochissimi, molto pochi. Guarda, con questi qui anche stringi, risparmia, al massimo riesci a parlare solo di quello che ha fatto di bene i comunisti. E lasci sospeso l'idea che c'è anche tante cose che abbiamo fatto male e che è difficile parlarne con sulle 400.000 euro. Questo è l'elemento, io credo che questo qui spero fa ecco. Per il resto ti dico, il problema è quello che in questo momento c'è stato una trasformazione nell'informazione nei giornali, dove prima era presente la satira. Prima, quando c'era una vignetta, vi ricorderete, i più vecchi si ricorderanno, se c'era un disegnino, una vignetta, la prima cosa, di fronte a delle pagine molto paludate, molto seriose, con i titoli tutti sempre molto, molto, molto seri e molto uguali, tutto il grigio del piombo e così via, c'era questa vignetta, tutti andavano a vedere la vignetta, che era dissacrante, perché bastava molto poco. Io lo ricordo quando facevo le prime vignette all'epoca di Tanco, all'Unità, tu facevi la vignetta il martedì, potevi pubblicarla domenica dopo, valeva lo stesso, funzionava, non c'era problemi perché era l'elemento del sacrante. Ora tu c'hai certi titoli di giornali che sono già di per loro, vogliono essere satirici, già di per loro vogliono essere provocatori. Tante volte la vignetta è ancora più buona dei titoli che ci sono lì, cioè punge ancora meno. Cioè questo. E poi da quando Si è sdoganata la cattiveria, il rancore, l'invidia come elementi politici, e qui purtroppo devo dire il discorso viene da lontano, c'è anche responsabilità della sinistra, e per esempio oggi mi vergogno a pensare di aver gioito per aver buttato i soldini all'Hotel Raphael a Craxi. Lì si stava spostando il discorso da un giudizio politico sull'operato di Craxi, stavamo spostando il discorso su una persona. È ben diversa questa cosa, spostando da una persona abbiamo dato fiato a una serie di atteggiamenti che hanno portato al populismo. Non è un'invenzione di Beppe Grillo il comunismo, il populismo l'abbiamo iniziato noi della sinistra, che poi Grillo l'ha sdoganato e ha fatto del vaffanculo, cioè la parola più orrida io credo che abbia il nostro vocabolario, perché vuol dire la rottura, il non dialogo, cioè proprio tutto il contrario di quello è di una società civile, che è il dialogo,
il parlare, il convincersi, l'aiutarci, l'essere, il vaffanculo è proprio. E vedere che persone meravigliose come Dario Fo, come Rodotà, come Zagrebeschi, cioè, finire in pasto a questa a gente brutta, cattiva. Guardate che il grillo è brutto e cattivo, io lo conosco da piccolino, ho fondato e diretto un teatro per molti anni, l'ho avuto ospite. Basta poco per capire che l'uomo è gretto, è meschino, è tirchio. Come puoi pensare che lui abbia la forza, l'anima, il cuore di costruire un'alternativa politica? Io voglio politici, li voglio come Gesù. Io voglio che il militante, il dirigente, il rappresentante di una forza politica come la sinistra, che si occupa degli umili e dei diseredati e si occupa di combattere le grandi multinazionali e le grandi forze retrive del nostro pianeta, voglio che la mattina quando si alzi e si presenta sulla strada abbia lo stesso sguardo che ha Gesù. Va per strada, lo stesso sguardo, uno sguardo buono, solidale, che si scontra poi naturalmente con i personaggi cattivi, però non è che goda. Qui abbiamo gente che gode a mettere le manette. Abbiamo un giornale che non vi nomino, ma spero lo capiate, che si fa lei il giornale, che vive giorno per giorno sull'idea di mettere gente in galera. Non vede altro che quello. Io voglio questo. E mi dicono, sei un buonista. Ma lo stesso partito mio. Lo stesso partito è passata l'idea che bisogna essere prima di tutti bravi, bravi organizzatori, bravi amministratori, poi il buono non c'entra. No, è lì l'errore. Il buono è la cosa principale. Se non c'è la bontà iniziale, prima o poi quello che costruisce va in rovina. Perché noi siamo di fronte a una società in cui se vuoi costruire qualcosa devi fare dei compromessi. E se tu non hai dei valori enormi, come fai a fare dei compromessi che siano poi giusti e non facciano marcire ogni cosa? E questo è l'elemento fondamentale. Allora io cerco questo, cerco delle persone, cerco dei giovani, io in questo momento nelle sartine, io sento questo cuore, sento questo afflato. Mi sono piaciuti tanto, è la prima volta dopo anni e anni di gruppi spontanei che finalmente arriva un gruppo che non si pone nella chiave del risentimento, dell'invidia, della lotta, perché quella è la casta, quelli sono ricchi, quelli sono... La distruggo, cosa distruggi? La Costituzione. Si muovono per l'affetto, la solidarietà, l'essere insieme. Se questo cresce e se i partiti della sinistra, a cui spetta di più questo compito, riescono a assorbirli, a farli entrare, a dargli la possibilità di agire con Maria Bella, forse c'è una speranza. C'è una foto che è girata, una foto, non lo so, un'immagine che è girata su internet negli ultimi tempi, molto bella, di questo banco di sardine che accerchia uno squalo, no? Gli gira intorno e questa... Vere, sardine vere? Sì, non so se è un fotomontaggio oppure... Comunque è un movimento che i banchi di sardine fanno, i pesciolini fanno, insomma, di mettersi insieme e stare uniti per riuscire a sfuggire ai predatori anche più terribili, no? che ci stanno e gli girano intorno a questo squalo. Quindi è un'immagine molto bella, mi ha fatto pensare adesso Sergio. Dovrò mettere una sardina appesa a Gesù qualche volta. Ma poi continuerai a fare strisce su Gesù, visto che ti è piaciuto tanto. Sì, mi escono naturalmente, non come tavola a sé, ma io spero che qualcuno mi chiami poi qualche rivista, non so dove possa fare... Famiglia Cristiana, sì, mi hanno buttato fuori dall'Avvenire, quindi... Non c'è più, sembra strano, ma siamo rimasti l'unica... Non c'è più nemmeno Don Sciortino, chi c'è? Non lo so. Fammi te la raccomandazione. Non lo fanno scrivere neanche a lui.